Ciao a tutti, è tipo una vita che non metto un video sul mio canale, credo che sia da maggio, da dopo Masterano, che io non ho più messo niente su YouTube. Mi dispiace, come potete vedere, sono viva e mi scuso tantissimo, sono davvero dispiaciuta di non essere poi alla fine riuscita a registrare neanche un piccolo video per i due sabba e soprattutto per non aver registrato gli ultimi due Witchcraft in modo da completare questa rubrica e che quindi vi siano mancati, insomma, questi due video. Molti di voi mi hanno chiesto, mi hanno scritto e boh, ragazzi, non sono riuscita. Se può consolarvi, sappiate perlomeno che l'esame per cui ho studiato l'ho passato e quindi mi avvicino un po' di più alla laurea. Io spero che il prossimo anno magari io abbia voglia, abbia il tempo e sia libera dagli impegni universitari affinché possa, insomma, mettere quegli altri due video mancanti. Immagino che ve la siate cavata comunque e ne approfitto per farvi gli auguri, visto che proprio in questa giornata cade il Sabba di Lammas, di Lugnasad, insomma, come siete abituati a chiamarlo voi. Detto questo, questo sarà un video recensione, più su un'autrice in realtà che su un libro specifico. E credo anche che i prossimi video che farò saranno prettamente incentrati su appunto recensioni di libri o qualcosa del genere. Ho fatto, diciamo, questa scelta e per il momento credo che questo canale si occuperà poi prevalentemente di quello piuttosto che di altri argomenti, anche perché credo che poi siano anche dati più utili, visto che continuate a lasciarmi ogni tanto dei messaggi chiedendomi che libri potete leggere oppure chiedendomi come fare ad avvicinarsi al percorso pagano, alla Wicca piuttosto che altre tradizioni. Detto questo, bando alle ciance. L'autrice di cui voglio parlarvi oggi, come avrete letto già dal titolo, è Corinne Sombrun. Io non ho idea se si pronunci così perché lei è un'autrice francese. E i tre libri di cui voglio parlarvi sono essenzialmente questi, che sono gli unici che ci sono in italiano di questa autrice, se non sbaglio, e sono Il segreto della sciamana, Il cammino della sciamana e Diario di una sciamana di città. Io ho comprato questi libri un po' separati, un po' alla rinfusa ed è una storia particolare che vi racconterò alla fine in modo che anche voi possiate non incappare nei miei stessi errori e vi farò dei piccoli spoiler senza rovinarvi sostanzialmente la trama del libro, però giusto anche per farvi capire di che cosa parlano e se vi possono interessare. Corinne Sombrun in questi tre libri praticamente questi tre libri vengono sviluppati come fossero dei diari, quindi racconta essenzialmente la sua storia personale e il proprio cammino verso lo scoprirsi sciamana. Nel primo libro, che è Il segreto della sciamana, anche se forse su internet come primo libro, a seconda della data di pubblicazione, potreste trovare questo, è questo il primo. Corinne Sombrun parla del suo viaggio in Amazzonia. Parte per questo viaggio in seguito a un evento catastrofico, quale la morte di una persona importante nella sua vita. Parte più che altro spinta dallo stato depressivo in cui sta, spinta dal fatto di voler cercare delle risposte proprio nei riguardi della morte, come se insomma questa non potesse essere la fine di qualcosa, che la ricerca di quello che ci potrebbe essere dopo per avere appunto delle risposte, avere una sorta di consolazione. Si fa convincere a partire per questo viaggio da una persona che conosce in una galleria d'arte. Parte del tutto scettica, del tutto ignorante per quanto riguarda appunto pratiche sciamaniche o qualcosa di simile. Arrivata in Amazzonia si trova praticamente in una specie di campo, di villaggio e viene seguita da questa persona che la inizia insomma una sottospecie di tradizione sciamanica del luogo dove le persone assumendo sostanze psicotrope naturali
vengono a contatto con gli spiriti della pianta e di alcune piante, e da queste piante imparano una sorta di canto. È molto particolare perché comunque il racconto dell'autrice, essendo appunto sviluppato a mo' di diario, è molto personale, molto veritiero, quindi racconta anche di quanto sta male lei mentre assume questi tipi di sostanze, i digiuni che è costretta a fare per poterle assumere, gli effetti che ha, e il fatto anche che non sia una persona che alla prima volta prende parte e ha allucinazioni o viaggia tra i mondi. Ed è soprattutto questo che a me è piaciuto molto, il fatto che sia veramente realistico e soprattutto che faccia pensare a quanto in realtà sia difficile raggiungere stati alterati di coscienza, e che quindi non sia una cosa che basta fare sdraiati sul proprio letto prima di andare a dormire. Proprio anche perché lei oltretutto è diciamo una sciamana di nascita, nel senso che poi più avanti nell'ultimo libro, Diario di una sciamana di città, racconterà proprio di un'esperienza che lei ha avuto in Africa quando era piccola, perché Corinne Sombrun ha vissuto nel Burkina Faso per diversi anni prima di tornare a Parigi insieme ai suoi genitori. Racconta praticamente di aver avuto, mi sembra, se non ricordo male, perché io li ho finiti da un mesetto e mezzo, il primo libro che ho letto di questo ciclo, diciamo. E l'ultimo, quindi l'ho letto diversi mesi fa, racconta di aver avuto due cuccioli di pantera in casa e poi di averli comunque dovuti, insomma, restituire alla savana, ed essere stata molto triste per questo, perché lei non aveva molti amici lì in Burkina Faso. Quindi il padre una sera l'aveva portata a vedere praticamente un rituale sciamanico di una delle tribù, e nel sentire il suono del tamburo lei era caduta in trance, e lo sciamano africano aveva proprio detto qualcosa del tipo che lei avrebbe dovuto avvisare di essere una sciamana, perché cadere in trance in quel modo è molto pericoloso. E quindi, nonostante lei abbia questa propensione del tutto naturale, quindi sia facilitata a entrare in stati alterati di coscienza, diciamo che forse proprio perché l'assunzione di sostanze psicotrope non è proprio la sua dimensione, ha delle notevoli difficoltà e le racconta in questo libro. Alla fine di questo libro, finalmente lei incontrerà lo spirito di una pianta e udirà il canto. Il canto, insomma, che è adatto a lei. Questo canto la spingerà verso la Mongolia, poiché le ricorderà proprio suoni tipici di questo paese. Ed è così che nel cammino della sciamana lei parte per il suo viaggio in Mongolia, che poi in realtà sarà il fulcro del suo percorso sciamanico. Parte insieme a una ragazza mongola che le farà da traduttrice per una parte di questo viaggio, anch'essa alla ricerca di uno sciamano che possa rassicurarla circa la situazione di un fratello malato e lo spirito di un fratello morto, mentre lei vuole proprio capire, insomma, se questa è una strada percorribile, se il fatto di aver sentito questo canto mongolo abbia un significato. E quindi partecipa a una cerimonia dove di nuovo cade in trance e rischia di non tornare. C'è tutta la descrizione di quello che lei vede, che è molto riduttivo a quanto poi magari uno possa immaginarsi come esperienza sciamanica, perché lei vede una sorta di porta, una sorta di barriera oltre la quale sa di trovare magari le risposte che cerca, ma senza riuscire effettivamente a varcarla. A fatica la riportano indietro, e quindi anche lì lei subisce un cazziatone dallo sciamano, che le dice: dovevi avvisarmi che eri una sciamana, sei pazza, non puoi cadere in trance così, per poco non ti recuperavo. E scopre anche di vedere lo spirito di un lupo, di trasformarsi in un lupo quando appunto entra in questi stati alterati di coscienza. Una volta, insomma, tornata alla realtà, lo sciamano le dice che non sarà lui a poterle insegnare cosa fare, ma che probabilmente lei nel suo lignaggio familiare, tra i suoi antenati, ha appunto uno sciamano, e quindi lei ha ereditato questo potere, benché non sia appunto una nativa mongola.
Quindi continua questo viaggio alla ricerca di una sciamana o di uno sciamano che possa aiutarla in questo. E sarà proprio così che incontrerà Enkhetuya, io credo si dica in questo modo, ma non sono sicura, che sarà poi la sua maestra sciamana. Verrà lasciata nella yurta, che è la capanna mongola tipica degli allevatori seminomadi mongoli. E Enkhetuya le insegnerà delle prime cosine, le parlerà dei primi strumenti, delle offerte che si fanno agli spiriti, della complessità cosmologica delle credenze mongole, e la porterà addirittura poi appunto a fare alcune esperienze dove appunto Corinne sentirà di trasformarsi in un lupo. Le spiegherà un po' anche la funzione dello sciamano, e tutto questo in realtà glielo spiegherà un po' a gesti, un po' attraverso le esperienze, perché Corinne non parla mongolo e Enkhetuya non parla né francese né inglese. Corinne, nonostante le difficoltà dell'ambientarsi in una situazione del genere, si sentirà comunque subito a casa. E farà anche un'esperienza da sola su una montagna dove in sostanza inizierà ad avere le risposte. Tornerà a Parigi per un breve periodo, Enkhetuya le darà dei compiti da eseguire in questo periodo di separazione, e poi tornerà di nuovo in Mongolia per la seconda parte del suo apprendistato, dove diciamo diventerà una vera e propria sciamana, poiché le verrà confezionato il vestito tipico degli sciamani mongoli, le verranno insegnate delle nuove cose, come alcuni metodi di divinazione. Le verrà consegnata alla fine il famoso tamburo, che le potrà permettere insomma di entrare in stati alterati di coscienza. Durante la prima parte del suo apprendistato, in realtà Enkhetuya le insegna semplicemente a suonare la ghimbarda, che deve essere una specie di scacciapensieri che ha comunque sempre una funzione mediatrice tra gli stati alterati di coscienza, tra gli spiriti e questo genere di cose qua. Finito il suo apprendistato, ovviamente Corinne dovrà tornare in Francia, perché dovrà comunque passare un periodo prima di entrare in un terzo stadio di apprendistato. Ed è così che inizia insomma il diario di una sciamana di città. Proprio tra le prime righe c'è lei in viaggio sull'aereo che guarda il suo tamburo appoggiato tra i sedili, e si chiede proprio cosa penserebbero tutti gli uomini da fare intorno a lei se iniziasse a suonarlo e si trasformasse in un lupo. A me questa cosa ovviamente mi ha emozionato tantissimo. Cioè, in questo diario lei racconta praticamente ancora di essere legata a questo avvenimento che l'ha portata poi a fare tutto questo percorso, e in realtà noterete che ci sarà un piccolo errore di traduzione tra il primo libro dove ne parla e il secondo su il sesso della persona che è mancata. E nonostante appunto le sue esperienze, lei non è ancora riuscita a incontrare lo spirito di questa persona morta, a farle le dovute domande, o comunque non è ancora riuscita ad avere la separazione effettiva da quella persona. In questo libro gli amici le chiederanno di fare delle specie di esibizioni per mostrare loro che cosa ha imparato nel suo viaggio in Mongolia. Lei sarà un po' restia all'inizio, perché appunto per questa cosa che lei si trasforma in un lupo e diventa incontrollabile, si sentirà a disagio. Inoltre, per tutti e tre i libri, Corinne in realtà ha sempre questo tono scettico, nel senso che benché viva queste cose è come se non facessero parte di lei, o comunque come se alla fine potesse scoprire da un momento all'altro che poi in realtà è tutta una cavolata, che non c'è niente, o che comunque lei non è adatta a coprire questo ruolo, lei non è una sciamana. Sempre in Diario di una sciamana di città racconterà anche di alcune esperienze che non racconta nel cammino di una sciamana, ma che ha avuto in Mongolia. Per esempio, una guarigione che ha effettuato per una donna che non riusciva a avere il ciclo e che non riusciva quindi a rimanere incinta.
E nonostante questi risultati, insomma, lei appunto conserva sempre questo lato scettico, e questa sorta di inadeguatezza che sente rispetto al ruolo di sciamana, come se non fosse ancora appunto completato il suo ciclo, come se lei in realtà non fosse portata per questo. E quindi niente, questo libro finisce con la visione di una figura di un ragazzo indiano, proprio indiano d'America, che le dirà di chiamarsi Geronimo. E quindi lei, insomma, inizierà a fare delle ricerche, un po' così come, un po' come aveva fatto alla fine dell'esperienza in Amazzonia, e rintraccerà un ragazzo che credo sia il nipote di un Geronimo che vive ancora in una riserva o qualcosa del genere. E infatti il libro, uno dei libri consecutivi a Diario di una sciamana di città, si chiama Sulle orme di Geronimo, che però non esiste in italiano, non è stato tradotto. L'ultimo libro che è stato pubblicato l'anno scorso, nel 2012, è Gli spiriti della steppa. Io non ho idea di che cosa parli, perché anche questo esiste in francese, non credo esista in inglese, ma non vorrei dire una cavolata. Sicuramente esiste in francese, potete vederlo sul sito internet di Corinne, che è corinnesonbrun.org. E niente, non c'è in lingua italiana, quindi io non ho idea di che cosa parli. Credo che sia il ritorno per l'ennesimo apprendistato in Mongolia, poiché in copertina c'è proprio un'arenna con un mongolo sopra. Tra l'altro vi volevo far vedere Ente Tuia, visto che c'è una foto. Questa è Corinne e questa è Ente Tuia. Ci sono anche moltissimi altri libri a parte questi tre, ma come detto prima, insomma, non sono tradotti in italiano, quindi io spero, non so, che PM Edizioni ritorni a tradurre qualcosa, perché io ho trovato questi libri estremamente piacevoli. Poi, insomma, a me piace molto lo sciamanesimo mongolo, comunque di quelle parti è un qualcosa di cui mi piace sempre, sempre leggere, la tradizione Sami, insomma, queste cose qua. Bene, E niente, come mentre. ultima cosa vi voglio raccontare un po' l'esperienza che ho avuto io con questi libri, in modo che anche voi non facciate i miei stessi errori. È una roba un po' complicata da spiegare, quindi cercherò di spiegarmi meglio che posso. Fate molta attenzione. Quando io ho iniziato a comprare i libri di Corinne Sonbrun, ho comprato per primo questo libro qua, pensando che i libri tra di loro non fossero una sottospecie di saga, ma che fossero ognuno dei romanzi a sé. Letto questo, e poi forse insieme avevo anche già comprato questo, ho capito invece che si trattava, insomma, di diari, e che prima di questo sicuramente c'erano dei libri che spiegavano maggiormente quello che lei accennava in un diario di una sciamana di città. Quindi sono partita andando a controllare sui vari siti tipo Amazon, il Giardino dei Libri, eccetera, eccetera, quali fossero i libri che mi mancavano, scoprendo appunto che mi mancava anche questo. E poi quasi tutti i siti riportano anche questo libro qua, che è Il Canto della Sciamana. Quindi ho fatto il diavolo a quattro per cercare soprattutto questo libro, che ormai è diventato introvabile. Anche questo la PM Edizioni non lo stampa più. Quindi non solo non traduce i nuovi libri, ma non ristampa neanche più questi. Io non capisco perché. Perché tutti i libri che sono belli alla fine finiscono nel dimenticatoio, o comunque io devo sempre fare un casino per poterli avere. Tant'è che io questo libro qua l'ho preso usato. E apro una parentesi per ringraziare intanto Melissa per avermi trovato il contatto della ragazza che lo vendeva. E in secondo luogo ringrazio tantissimo, tantissimo Luisa per avermelo regalato, perché nel momento in cui l'ho trovato non avevo disponibilità economica per comprarlo, anche se aveva un prezzo molto basso. E questo è uno dei gesti più belli che una persona abbia fatto per me. Conoscendomi comunque poco, perché io e Luisa eravamo amiche su Facebook già da tantissimo tempo, ma in realtà non avevamo mai parlato tanto, ed era una settimana forse che avevamo iniziato a chiacchierare. Quindi grazie ancora, sei una persona stupenda e non dimenticherò mai il fatto che tu mi abbia fatto questo regalo. E detto questo,
Appunto, ricevuto questo qui, ho iniziato. Tra l'altro, se voi guardate appunto sui vari siti, l'ordine di pubblicazione, quindi da cui uno ne deduce l'ordine di lettura, è quasi sempre sbagliato, perché in realtà mette questo come il primo libro e questo come secondo. Invece poi leggendo voi vi accorgerete da soli che l'ordine è inverso, perché questo parla del viaggio in Amazzonia e questo è appunto il libro centrale sul viaggio in Mongolia. Ve ne accorgerete soprattutto leggendo poi il diario di una sciamana di città, dove appunto fa degli accenni e dà dei rimandi proprio ai due libri precedenti. Ma veniamo a questo libro qua. Sui vari siti lo mette o come terzo o come quarto libro, quindi io ovviamente l'ho comprato, soprattutto perché se non sbaglio l'ho comprato da Amazon ed era l'ultimo sito che l'aveva ancora disponibile, perché sugli altri siti tipo il Giardino dei Libri o Bol o Bulk, non so come si dica, non c'era più neanche questo. E quindi ero disperata, perciò di fretta e furia l'ho ordinato, costava 8 euro in offerta al suo reale prezzo 10,50 euro, e quindi non me lo sono fatto scappare, ho tirato un po' la cinghia, poi in realtà anche questo me l'ha regalato mio papà, comunque, amen. E boh, quando poi io sono andata a prendere questo libro qua, che a questo punto io pensavo fosse addirittura qualcosa di precedente al viaggio in Amazzonia, non so dove, forse per... Parlava appunto della sua esperienza nel Burkina Faso da piccola, piuttosto che la perdita di questa persona cara che l'ha spinta a fare questo viaggio, o che cavolo ne so. E invece mi sono accorta che questo era il diario del viaggio in Mongolia, quindi non mi tornava qualcosa, e soprattutto non mi tornava questo, che cavolo di libro poteva essere se era prima di Diario di una sciamana di città, perché io pensavo appunto che fosse questo in realtà quello del viaggio in Mongolia. Fatto sta che, insomma, sfogliandolo mi sono accorta di aver fatto una cagata, perché in realtà questo libro che compare con questo titolo non è altro che un bestseller della PM Edizioni, ma che non è altro una riedizione di questi due libri insieme, uniti insieme sotto questo titolo nuovo. Peccato che non ci sia scritto da nessunissima parte che dentro a questo libro si trovino in realtà quei due titoli, lo scoprite soltanto sfogliandolo, perché infatti, come potete vedere, alla prima pagina parte col segreto della sciamana, poi a metà libro troverete il canto della sciamana, mentre su internet potete accorgervene soltanto dalle trame, perché poi ho visto su Amazon che praticamente la trama di questo è uguale alla trama che trovate in questo o in questo. Uno però potrebbe semplicemente pensare che è stato un errore di copiatura sul sito, perché appunto un titolo diverso. Bene, in sostanza quello che è successo è il fatto che io, in realtà, da essere disperata per non trovare copie, mi ritrovo con due copie dello stesso libro, perché questo è questi due libri qua. Quindi non lo so, voi se siete interessati a questo libro fate in fretta, cercatelo, e se trovate questo non vi preoccupate più di tanto, potete semplicemente prendere questa copia qui tranquillamente. Lo stesso vale se lo trovate usato, se lo trovate su bancarelle varie. Sappiate che sono libri che stanno uscendo dall'edizione, probabilmente tra poco anche questo non si troverà più, e noi ci potremo dimenticare di questa autrice che comunque scrive di esperienze abbastanza interessanti. Ho fatto un casino, io non so quanti di voi abbiano capito quello che mi è successo, però in sostanza credo che il punto importante l'abbiate afferrato. E detto questo, insomma, io vi saluto, spero che questo video vi possa essere stato utile, o che vi abbia spinto, insomma, a conoscere un'autrice che non conoscevate. Spero di non ricevere troppe maledizioni proprio sul fatto che questi libri alla fine che ho tanto elogiato siano poi introvabili, e mal che vada, insomma, prendete quelli che trovate, perché comunque sono carini e volendo possono essere anche letti a sé stanti, insomma, non è che vi perdete parti salienti della storia se non ne leggete uno, o comunque non, questo non fa sì che non possiate leggerli, insomma, anche separatamente. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, e colgo anche l'occasione per fare gli auguri a Loganino, che oggi fa 4 anni. Ciao!